Perde 3-0 all'ultimo appuntamento interno l'Altino contro la formazione del Vicenza, era un po' nelle previsioni anche perché le ragazze venete erano motivate. Aniello Papa, un'altra giornata storta, ma naturalmente tante assenze come si sa e soprattutto una storia infinita di un'annata negativa e anche molto sfortunata. Purtroppo è un anno così, le abbiamo vissute tutte quest'anno, quindi... Per concludere poi altri infortuni. Mi è andata così purtroppo, è un anno nero e come posso dire, ne facciamo tesoro e andiamo avanti. Peccato perché è ripartito con tanto entusiasmo Aniello e avevate tra l'altro in corso d'opera avuto la fortuna di incrociare un ottimo allenatore come Pollavini, questo va detto. Il suo futuro lo sentiremo dalle sue parole, però voglio sentire invece che ne pensi tu di questo mister e soprattutto come, che programmi hai per il futuro. Ma guarda, per il futuro ad oggi non ti so dire perché sinceramente è inutile nasconderlo, sono delusissimo, cioè non poco ma tanto perché... per tante situazioni che si sono venute a creare. E non solo all'interno della squadra, giusto? Un po' tutto, certo. Ma non ne voglio nemmeno parlare perché non mi interessano. Quello che mi fa male è retrocedere in questo modo, mi fa male perché, come ho sempre detto, questa non è una squadra che poteva avere 0 punti, però è andata così. È arrivato mister Pollavini, la squadra diciamo ha cambiato volto, che abbiamo dei limiti lo sappiamo, è inutile nasconderlo, però in 9 partite abbiamo fatto 8 punti se non vado errato, quindi qualcosa di buono è stato fatto e ho visto anche alcune ragazze giovani che sono cresciute, però il risultato è deludente da 1 a 100, 110. Quindi sono delusissimo, è un'annata così, siamo retrocessi in malo modo e vediamo quello che succederà nel futuro. Ad oggi non ti so dire quello che farò. Per la cronaca c'è ancora la partita di Catania, però chiudo io con una sorta di preghiera a un uomo straordinario come te, fammelo dire perché sei un ottimo presidente, persona stimatissima nell'ambito della pallavolo, non abbandonare questo carro bellissimo che si chiami Altino, non so che cos'altro possa riservare il futuro, però Aniello Papa deve stare in mezzo alla pallavolo abruzzese. Io ti ringrazio per le belle parole, però sai, lo sport è una cosa, poi il comportarsi delle persone è un'altra cosa. Se questa è la pallavolo, quello che ho vissuto quest'anno, non è lo sport che fa per me, mi dispiace.